Ore 8, l'Istituto Morvillo Falcone di Brindisi rivive l'incubo di 10 giorni fa. La scientifica torna davanti alla scuola per un nuovo sopralluogo e simulare l'attentato costato la vita alla 16enne Melissa Bassi e il ferimento delle sue compagne. L'area intorno all'istituto è stata ritranzennata 24 ore prima, le auto parcheggiate rimosse. Il tutto per consentire agli investigatori di muoversi con libertà. Sull'asfalto, con i cartelli numerati, i punti che segnano la posizione delle ragazze che al momento dell'esplosione si trovano nei pressi del cassonetto blu. Un altro numero segna proprio la posizione dell'ordigno. Sui pali della luce gli agenti hanno posizionato altre telecamere, sistemi piuttosto sofisticati e specchi in grado di riprodurre le immagini con la massima risoluzione. L'intenzione è ricostruire su un computer in 3D l'intera scena del crimine. Una ricostruzione che potrebbe aprire nuovi scenari e aggiungere qualche dettaglio in più alle indagini che da quella terribile mattina non si sono mai interrotte. Nulla è stato lasciato al caso. Gli investigatori stanno revisionando i fotogrammi contenuti negli hard disk prelevati dalle telecamere degli esercizi commerciali disseminati nell'intero isolato, con la speranza di poter trovare una qualche traccia utile che possa essere sfuggita alla loro attenzione. Intanto chi questa mattina ha rivisto all'opera gli investigatori dinanzi alla scuola per un attimo si è ritrovato a fare i conti con l'orrore e la paura di 10 giorni fa. Una paura sopita solo dal dolore per la morte di Melissa e dalla preoccupazione per le condizioni delle altre ragazze che restano ricoverate in ospedale, come Veronica Capodieci, che proprio nelle ultime ore è sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico. Le sue condizioni sono molto gravi, le ustioni più profonde che stese fanno temere per la sua vita. Restano stazionarie invece le altre studentesse ricoverate all'ospedale Perrino di Brindisi.